Roberto, se tu oggi intervisti Bersani, chiedigli cosa dobbiamo pensare noi di Pomigliano. Perché dice, uno non è che può sapere tutto di tutto. Io, e questo è un signore anziano, dice, io ero abituato che quando non avevo un'idea chiara guardavo cosa diceva il segretario del mio partito e me la facevo mia. Dice, certo, io ora vedo su Pomigliano, ne parla Veltroni, dice va bene, ne parla Cofferati, dice che va male, sono pure amici, uno va a sposare l'altro oggi. Dice, ma se non sono d'accordo loro su Pomigliano, cosa bisogna pensare, un buon accordo o un cattivo accordo? Ma non lo so se abbia ancora, secondo interazioni, una volta alla fine l'idea di pensarla come la pensa il segretario, arrivederci e grazie, potrebbe essere un'idea. Ecco. Allora, provo a dire cosa ne penso io. Questa è una vicenda che tutti abbiamo definito eccezionale. Eccezionale per due motivi. Uno è che per la prima volta in Europa una delocalizzazione rientra, e questo non può essere sottovalutato, perché effettivamente è una cosa singolare, che uno prenda uno stabilimento in Polonia, lo porti in Italia e faccia un investimento, è una cosa singolare. Secondo, Pomigliano è un'azienda particolare, lo confermo, l'ho visto, sono testimone dei fatti. Perché ha avuto, per ragioni varie, ha problemi organizzativi, d'assenteismo e così via dicendo. Quindi si è creata un'eccezionalità. I lavoratori voteranno, la mia opinione è che quell'investimento va preservato e che dal giorno dopo bisogna che noi, come dire, non facciamo di questa eccezionalità un'esemplarità, come qualcuno vorrebbe, e cerchiamo anzi di rientrare da qualche aspetto di quell'accordo che secondo me non va bene, laddove sfiora degli elementi giuridici perfino, di principio, su temi come il diritto di sciopero e su temi come la questione delle malattie. Io sono convintissimo che si potrebbe e si potrà, ragionando nei prossimi mesi, arrivare agli stessi risultati, i 18 turni, una riduzione della presenza delle malattie, eccetera, eccetera, vedendo di non sfiorare quei punti di principio, che non possono essere generalizzati nella situazione italiana. Perché al momento questo non si può scioperare contro quell'accordo, questo prevede l'accordo sostanzialmente. Ma adesso non detta proprio così, ma diciamo nei sabati comandati c'è una cosa che ti dovrebbe impedire questo diritto. Intendiamoci, sono diritti, poi i giuristi qui insegnano, quando sfiori questi diritti poi alla fine non sono esigibili, perché non è che con un accordo te puoi buttare per aria. E quindi secondo me la cosa va raffreddata, va sdrammatizzata, semmai poniamoci il problema che la cosa, perché noi parliamo di 18 turni, presuppongono una produzione a pieno regime, eh? Cioè noi qui, allora la cosa parte fra un paio d'anni, adesso il momento, aspettiamo così con i lavoratori, dal giorno dopo la FIA deve rispettare i suoi accordi, secondo me si può esserci il modo, il tempo e le forme per riprendere un pochino in mano queste questioni delicate e vedere di portarle a compimento in modo più accettabile. Quello che non sopporto è un'altra cosa invece, cioè è chiaro che davanti a una situazione economica come questa, il dramma della disoccupazione, cioè Pomigliano, ragazzi, bisogna guardarli in faccia della gente che è lì, sono tutti giovani, cioè è un problema di occupazione drammatico. E quindi, certo, accetti cose che non accetteresti in condizioni normali. E il resto del paese? Adesso noi abbiamo buttato lì 4-5 norme secche, proprio pesanti, su benzina, banche, farmaci e così via dicendo. Adesso voglio vedere se le prendono su della manovra, perché c'è molto questi liberalizzatori. Poi alla fine discutono sempre solo di liberazione del lavoro. Quanti turni vogliamo farli fare? 18, 36, 48, quando vogliamo farli fare? Prima di disturbare un petroliere. Ecco, questo è il punto secondo me. Che quando si chiede noi soloni a chiedere sforzi per mantenere l'occupazione, però poi bisogna essere coerenti, sforzi un po' bevuta pari in questo paese, perché se no siamo tutti a concentrarci sugli sforzi degli altri, non farli altri, questo non va bene assolutamente. Dunque arriviamo a chiudere la parte più legata all'impresa, all'industria del nostro paese. Perché si ha difficoltà a fare un ministro dell'industria e che visione dell'economia emerge dalla manovra che adesso andrete a votare? Secondo me si fa fatica per loro beghe interne, perché non ci potrebbe essere altro motivo, francamente. Non riescono a trovare un punto di equilibrio nella maggioranza per attribuire una postazione di questo genere a qualcuno che non faccia ombra a qualche altro.
Secondo, quel ministero sta in via di distruzione, quindi adesso quando arriverà il ministro troverà nessuno, perché gli hanno portato via i fondi per il mezzogiorno, gli tirano via tutte le risorse pensabili, immaginabili, legislazione a sostegno dell'impresa, non c'è più niente. Ora, quale visione? È chiaro che noi siamo un paese che cresce da 10 anni molto meno degli altri. Noi abbiamo un problema di scivolamento che non è di un giorno o di un anno, è uno scivolamento che dura da 10 anni e che ci ha fatto perdere, per esempio, ci ha fatto andare sotto la media del PIL pro capite, eravamo sempre stati sopra la media europea, siamo andati sotto. Quindi noi convergiamo verso le economie più deboli, ci allontaniamo dalle economie più forti d'Europa, questo in sostanza. Ovviamente un paese come il nostro, industria e servizi, sono i punti sui quali abbiamo sempre mangiato, sono quelli che ci servono. Negli ultimi 2 anni, purtroppo, nonostante il contrario di quel che dice il governo, noi abbiamo preso dalla crisi una botta più grossa in termini di attività produttive e di PIL. Noi perdiamo 6 punti, gli altri ne perdono 3. Quindi adesso, per riprendere il ritmo loro, noi dovremmo crescere il doppio, rispetto all'andamento d'Europa, per metterci gli stessi loro anni a tornare dove eravamo. Per fare questo ci vuole un contributo all'industria dei servizi. Politica industriale è fare le cose che abbiamo detto prima, cioè fare fondamentalmente le reti, fare delle liberalizzazioni e cercare di aiutare l'innovazione e il sistema delle piccole imprese. Vuol dire delle cose molto concrete, cioè non è che stiamo a innovazione, adesso qui siamo dentro a temi, telecomunicazione, ICT, eccetera. È chiaro che se la globalizzazione ti chiede adesso di dargli un prodotto, che so, a tempo reale, perché di magazzino non ne vuol più nessuno, e quindi ti fanno l'ordinativo da una settimana all'altra, te i tuoi subfornitori ce li hai in rete, per cui praticamente fai una fabbrica, anche se in 30 posti diversi, la fai a tempo reale, con tassi di qualità adeguati, eccetera, quella va a cercarsi in altro. Fare questo vuol dire innovare. Per esempio, quei 30 lì devono avere degli apparati da ICT che siano adeguati. Devono assumere della gente che sappia queste cose e quindi cambia anche il mix di manodopera, comincia a mettere dentro della gente qualificata. Questa qua è l'innovazione al concreto. Potrei fare 1000 esempi, no? Allora noi o sosteniamo un sistema di piccole e medie imprese che se no da solo affacciarsi al mondo fa fatica, o non ci arriviamo. E aggiungo infine, dobbiamo muovere un po' anche il mercato interno, noi non possiamo sempre campare sulle esportazioni, credo che alla fine neanche la Germania riuscirà a campare solo sulle esportazioni. Noi bisogna che facciamo un po' di mercato interno, per farlo devi mettere un po' di soldi in tasca alla gente che deve consumare, abbiamo dei consumi troppo bassi, da anni troppo bassi. E questo deriva da una distribuzione della ricchezza che è sempre più ingiusta e anomala. E più tu porti soldi, acqua a chi ce l'ha già e la togli a chi ce n'ha poca, e più danneggi l'economia, perché un ricco non può mangiare più di 10 volte al giorno, potrà fare lo sforzo di mangiare 10 volte al giorno. Ma se metti un soldo in tasca a uno che ce n'ha pochi, quello lì consuma il giorno dopo, no? Noi in questi anni abbiamo fatto una ridistribuzione a rovescio, i consumi sono testimoniano di questa cosa qui, unito al fatto di mancate liberalizzazioni, insomma è matematico che una fascia enorme di farmaci potrebbe costare il 20, il 30, il 40% in meno, è matematico, non è un'ipotesi. Allora intanto quindi... se ci sono